Bassano. Sfida il roller Bassano. Subito allora le formazioni. Iniziamo dal roller Bassano, che schiera con il numero 1 Riccardo Bianchi, col numero 2 Achille Baggio, col numero 3 Mattias Grigoletto, col numero 4 Jason Satto, col numero 5 Cesare Ragoni, col numero 6 Andrea Gerolimetto, col numero 7 Matteo Di Marco, col numero 9 Gabriele Fiorese e col numero 10 Nicolò Favaro. Allenatore Enrico Gonzo. Blue Factor Casino da Pescaia, col numero 35 Alexander Croccia, col numero 12 l'altro portiere Mattias Singiari, col numero 9 Diego Braccali, col numero 5 Lorenzo Turbanti, col numero 11 Lorenzo Rosadini, col numero 69 Francesco Cornacchini, col numero 7 Filippo Agresti, col numero 6 Lorenzo Cornacchini, col numero 8 Thomas Nucci e col numero 10 Mattia Sforzi. In panchina l'allenatore Massimo Braccali. Gli arbitri del match: Massimiliano Carmazzi e Vincenzo Marinelli. Sta per iniziare dunque la seconda semifinale per la corsa a scudetto nella categoria Under 15 tra Blue Factor Castiglione della Pescaia e Roller Bassano, una sfida che è già andata in onda durante il girone di qualificazione. Intanto un buongiorno da Enrico Giovannelli, alla regia Leonida Romualdi, alle riprese Claudio Donnini. Palasport di Casamora si è un po' animato in questi giorni di finale, tantissime partite. Adesso si gioca per lo scudetto tricolore, ma ci sono state le gare anche per la Coppa FIS. Castiglione che si schiera con la maglia rosa, Rolle Bassano con la classica tenuta bianco-rossa. Abbiamo detto delle formazioni, con il Rolle Bassano con il portiere Riccardo Bianchi e l'altro Nicola Favero. Poi Achille Baggio, Mattias Grigoletto, Jason Satto, Cesare Ragoni, Andrea Gerolimetto, Matteo Di Marco e Gabriele Fiorese. In panchina allenatore è Enrico Gonzo. Il Castiglione invece schiera Alexander Coccia con numero 35 in porta, la sua riserva è Mattias Singiaro col 12, poi Diego Braccali col 9, Lorenzo Turbanti col 5, Lorenzo Rosadini con l'11, Francesco Cornacchini con il 69, Filippo Agresti col numero 7, Lorenzo Cornacchino col numero 6 e Thomas Nucci col numero 8. Gli arbitri del match: Marinelli e Carmazzi, Massimiliano Carmazzi e Vincenzo Marinelli. Attacca proprio il Castiglione, il primo tiro, pallina alta. Dicevo appunto, i due gironi di qualificazione, il gruppo A vinto dai Pumas, che poi hanno vinto anche la semifinale, quindi sono arrivati nella finale scudetto, hanno battuto il roller Scandiano per 6-2, mentre il Castiglione gioca appunto questa semifinale. E come dicevo, hanno vinto entrambi i propri gironi, Pumas gruppo A, il Castiglione gruppo B, entrambe le formazioni a punteggio pieno. Tanto attacca Rolle Bassano, para Croccia. Provano ancora i biancorossi a mettere in mezzo, in qualche modo la difesa maremmana recupera, parte Braccali, che tra l'altro non ha giocato la prima partita per squalifica, quella contro il Trissino vinta per 3-0. Attacca in questa fase Di Marco, bloccato, e allora si scatena Cornacchini, poi il tiro, la paratissima da parte di Bianchi, la conclusione della sala del numero 5 Turbanti. Ancora Bassano, ma non riesce a portare avanti la sfera entro 5 secondi.
Allora la rimessa in gioco per il Castiglione. Cornacchini cercare proprio Turbanti, sfera verso Bracali, attacca Bracali, poi va anche al tiro, nuovamente la parata del portiere. Chiaro il tema tattico di questo match, se ne sono andati i primi due minuti, sempre 0-0. Le Bassano che non vuole scoprirsi e agire di rimessa, lasciando almeno un paio di uomini sulla linea difensiva. Castiglione invece che ci prova, ancora Bracali inseguito da Di Marco che gli soffia la pallina, va in attacco Di Marco in mezzo a due davanti al portiere, tiro a fil di palo. E allora adesso siamo già dalla parte opposta, Cornacchini, Bracali, conclusione, ma lì non c'è nessun problema per Favero, il portiere titolare non è Bianchi ma è Favero, Niccolò Favero. Allora avanza Satto, andata a chiudersi nell'angolo, a buon gioco la difesa del Castiglione, poi arriva un fischio, probabilmente c'era stato un tocco involontario dell'arbitro. Bracali, sfera per Cornacchini, mette in mezzo, non arriva nessuno alla deviazione. Allora può ripartire Rolle Bassano con Baggio. Castiglione invece difende a uomo e recupera la sfera ancora con Francesco Cornacchini in aria, il tiro, nuovamente la parata di Favero, altra occasionissima per la formazione maremmana. Recupera ancora in difesa la squadra di Bracali che avanza con Cornacchini, in area si è posizionato Turbanti, poi manovra Agresti, ancora Diego Bracali inseguito da due avversari, viene fischiato però un fallo, Bracali ha tenuto lontano con il braccio il suo diretto marcatore e quindi è il primo fallo della partita dopo 3 minuti e 48 secondi, mentre proprio il portiere va ad asciugarsi la maschera. Dicevo appunto del percorso netto del Castiglione dopo aver battuto il Trissino 3-0, 2-0 al Correggio, 7-3 a Rolle Bassano, ma una partita, il risultato dice meno di quello che è stata invece la partita combattutissima, e poi clamoroso la vittoria sempre del Castiglione contro il Roller Scandiano per 7-6. Pensate, nell'ultimo minuto il Castiglione era sotto 6-4, 3 gol in 40 secondi. Il Bassano invece aveva iniziato male con lo Scandiano perdendo 5-1, poi successo sul Correggio 7-2, sconfitta col Castiglione 7-3, pareggio contro il Trissino per 1-1, qualificazione al terzo posto, intanto la parata di Croccia, diciamo nei quarti di finale, derby Veneto, Roller Bassano che ha battuto il Sandrigo 2-1. Manovra ancora Bracali, indietro per Cornacchini, sono loro due l'asse portante della squadra, la difesa a zona del Roller Bassano cerca di chiudersi in ogni frangente, ancora Cornacchini, ancora la parata di Favero, adesso ci prova il capitano del Roller a portare avanti la sfera, conclusione, gol! Ha segnato il numero 5 Cesare Ragoni, si sblocca il match, contropiede, 4 minuti e 31, 1-0. Quindi sta pagando adesso la tattica appunto del Bassano, dato il tiro ancora di Bracali, recupera proprio Ragoni che finora ha segnato 33 gol in stagione considerando un po' tutte le competizioni. Può ripartire Agresti che viene abbattuto, ancora Bracali, il tiro da lunga distanza, ma lì Favero fa buona guardia, poi si lotta ancora la balaustra,
Adesso Cornacchini tenta di liberarsi dell'avversario in area, tenta di mettere in mezzo, non ci riesce. Sempre però Castiglione a manovrare. Bracali, Cornacchini, ancora il tiro, ma lì il portiere sul primo palo non si lascia sorprendere. Ora Ragoni, stavolta va giù, si conquista un fallo. Sempre Roller, però entro 10 secondi non è riuscito a portare avanti la sfera a formazione veneta. Castiglione dunque che può ripartire, non fa proprio con Bracali. Cornacchini, lo scambio fra i due. C'è stato però un suono di una sirena, allora si dovrà ricominciare. C'è anche però il time out, quindi si ferma il gioco. Rivediamo intanto il gol con Ragoni che si è fatto tutta la pista, diagonale che ha battuto Alexander Croccia, e quindi 1-0 il vantaggio del Roller Bassano. Finito allora il time out, si può riprendere a giocare. Punizione in favore del Castiglione che è sotto appunto di un gol. Avanza Cornacchini, andiamo a cercare Bracali. Poi Turbanti, si riparte ancora da Bracali. Roller Bassano sempre con la difesa a rombo e poi ripartenze veloci, in questo caso Satto non è riuscito a controllare la sfera, poi tenta di andarsene Bracali che viene agganciato. Punizione in favore della squadra maremmana, ricordo in maglia rosa ma i colori sociali sono bianco-celesti. Bracali per Cornacchini che va al tiro ma aveva l'uomo davanti, in qualche modo recupera. Avanza la pallina per Turbanti, poi il tiro ma erano scaduti i 45 secondi. Allora possesso che torna al Roller. Che attacca sulla sinistra. Arriva fino a fondo, ma lì Croccia respinge la conclusione di Marco. Poi Cornacchini avanza, indisturbato il tiro, la deviazione a parte di Baggio, Achille Baggio. Poi Cornacchini a centropista, in qualche modo però recupera il Roller, ancora contropiede, la conclusione, questa volta Croccia va alla respinta ancora su Di Marco. Poi arriva un fischio, fallo commesso ai danni del Castiglione. Avanza Bracali, siamo arrivati a metà del primo tempo, ricordo 15 minuti per ogni frazione. Va Cornacchini, indietro per Turbanti e va giù, rigore, rigore! Massimiliano Carmazzi non ha avuto dubbi, il fallo commesso da Ragoni. E quindi il numero 7 Filippo Agresti ha la possibilità di pareggiare nel lamentele di Enrico Gonzo in panchina. Carmazzi gli ha spiegato
la dinamica dell'azione. E allora Agresti va a sfidare Nicolò Favero. Quando siamo praticamente a metà del primo tempo, Filippo Agresti ha sistemato la pallina. Va al tiro, si muove il portiere, ma nettamente oltre la lunetta. E dunque bisogna ripetere il rigore. C'è il warning anche per Favero. Ricordo che dopo il fischio il portiere si può muovere, ma non può uscire dalla sua lunetta di competenza, cosa che ha fatto in questo caso il portierino del Roller Bassano. Si ripete allora Filippo Agresti contro Nicolò Favero. Va al tiro, ma questa volta Favero para. Si rimane dunque sull'1-0 in favore del Roller. Attacca ancora il Castiglione, prova Agresti. C'è il tocco però alto, con la stecca alta, da parte del numero 2, Achille Baggio. La punizione, chiedono la distanza i giocatori del Castiglione, Cornacchini e Bracali sulla pallina. C'è il tiro, ma Ragoni riesce a respingere, poi può partire Satto, chiuso da due avversari. Pallina schizza nella zona di Bracali, che va al tiro, gran potenza ma decisamente largo. Sempre Diego Bracali, figlio dell'allenatore Massimo. Panchina anche Federico Paghi. Prova ancora Bracali, in qualche modo Favero la trattiene, un alza e schiaccia uscendo da dietro la porta. E allora siamo già dalla parte opposta, ma Cornacchini blocca l'inserimento di Di Marco, poi va a Cornacchini, non ha possibilità di scaricare. Poi in mezzo la deviazione al volo di Agresti, e palla di poco al lato, attacca il Castiglione in questa fase. Ancora Cornacchini, entrato in pista a gran velocità il numero 9, Gabriele Fiorese. Adesso Francesco Cornacchini. Si riparte da Bracali. Bracali tenta di liberarsi di qualche avversario, poi la sfera gli ritorna. Ancora Diego Bracali, ma sono in due a chiuderlo. Tenta di mettere in mezzo, non può arrivare ad Agresti. Allora il Roller può respirare e riportarsi in attacco. Di Marco si ritorna a centropista, poi lancio in avanti a cercare Ragoni, ma più lesto di lui Bracali. Cornacchini da sinistra, Francesco Cornacchini va al tiro, palla alta sopra la traversa. 5 minuti e 20 a chiudere il primo tempo. Decide il gol segnato dal capitano biancorosso Cesare Ragoni. Adesso però Cornacchini per il Castiglione, mette in mezzo la deviazione da parte di Agresti, ma il Roller tutto schiacciato in difesa. Tiro di Bracali. Ancora Bracali, indietro per Cornacchini, le finte, ha un po' di spazio, mette in mezzo per Bracali, ma lì Favero para, poi va giù, mischia furibonda, la pallina in rete, ma era già stato fischiato l'ingaggio. Ma chi chiede vuole? Sempre Castiglione in attacco, ultimi 4 minuti e mezzo del primo tempo. Bracali tenta di metterla, la respinta di Favero, e allora Roller Bassano in contropiede,
va Di Marco, la deviazione, per poco non inganna Croccia, ma siamo già dalla parte opposta con Cornacchini, Bracali, il tiro paratissimo ancora di Favero che salva. Agresti, Bracali, ancora Cornacchini, sempre Bracali, però il Bassano è lì che si chiude proprio davanti all'area di rigore, difficile anche entrare in qualche pertugio, ci prova con il tiro dalla distanza, la palla però viene deviata, poi tenta di partire Di Marco, passaggio per Ragoni che va alla conclusione, ma lì Croccia fa buona guardia, poi ancora Ragoni, ora Bracali, Bracali inseguito da Di Marco, rimane in possesso della pallina, riesce a scarlicarla per Cornacchini, ma anche lui è chiuso da due avversari, alla fine gliela soffia Fiorese che va anche al tiro, Croccia va alla deviazione, e allora siamo già dalla parte opposta, Bracali ha un po' di spazio, mette in mezzo ma Ragoni allontana, ci riprova Turbanti, ancora Turbanti va a cercare Bracali, Cornacchini, ancora Diego Bracali, non riesce a liberarsi di Di Marco che però lo chiude irregolarmente, e allora arriva il time out. Tanto grazie a Leonida Romualdi, andiamo a rivedere qualche azione di questa partita, questo è un attacco del Roller Bassano, il tiro e la parata, questo è il rigore di Agresti, centrale Favero è andato alla respinta. Dicevo appunto, il Castiglione ha vinto il suo campionato, la zona 4, con 34 punti davanti ai Pumas che hanno chiuso a 31, il Roller Bassano invece è arrivato terzo dietro al Sandrigo con 63 insieme al Trissino, 56 punti, la classifica avulsa diciamo per differenza reti appunto al terzo posto. Riprende la partita Castiglione che ci riprova con Cornacchini, Bracali, salta Di Marco ma la pallina finisce fondo alla balaustra, ancora il lancio a cercare Turbanti, la conclusione, la pallina è lì, tante gambe in mezzo all'area, Di Marco può far la sua, recupera allora Cornacchini, un avversario, Cornacchini viene chiuso da Ragoni, due capitani praticamente a confronto. Ora Bracali, meno di due alla chiusura del primo tempo, palla deviata, Cornacchini la domestica, mette a rimorchio ma non c'è nessuno e allora può ripartire Fiorese, Fiorese al tiro, Croccia respinge e si riparte con Bracali, tenta di trovare spazio ma non ci riesce. Turbanti, Cornacchini, Bracali, in area si è posizionato Agresti, a conclusione da lunga distanza ma portiere Favero va alla respinta, poi il lancio a centropista, recupera Cornacchini, gli soffia la sfera Di Marco che se ne va, ancora Di Marco, bravissimo Croccia che va alla parata,
poi in difesa alla meglio il Castiglione, parte con Cornacchini, contropiede, il tiro, para ancora Favero, bravissimo Nicolò Favero. Ancora Bracali, cercare Cornacchini, anzi scusate, numero 7 Filippo Agresti, ora Cornacchini, Bracali, ma nella difesa del roller si chiude bene e poi riparte in contropiede Di Marco. Questo ormai è il tema tattico che abbiamo visto in questi giorni. Ancora Ragoni, Ragoni tenta di liberarsi ma anche il Castiglione si è chiuso bene. Poi c'è Bracali, la conclusione, ma finisce il primo tempo, si va dunque al riposo con il Roller Bassano avanti 1-0, decide fino a questo momento il gol dopo 4 minuti e 31 secondi di Cesare Ragoni. A risentirci per la ripresa.
Squadre di nuovo in pista al Casamora. Sta per riprendere il secondo tempo di questa seconda semifinale che porta lo scudetto di categoria under 15. Con il Roller Bassano avanti 1-0, il gol, lo ricordo, del numero 5, il capitano Cesare Ragoni, dopo 4 minuti e mezzo. Poi tanti attacchi del Castiglione, la difesa ottima del Roller Bassano. Tanto Bracali va al tiro, diagonale largo. Recupera Ragoni, ma su di lui è stato commesso fallo. Allora punizione che va a battere Baggio. Andiamo a cercare Di Marco, poi lo scarico su Fiorese, ma lì blocca Bracali. Recupera la pallina per il Castiglione Agresti, a cercare ancora Bracali. Ora Cornacchini, dietro a Bracali, la difesa sempre a zona del Roller Bassano, che sta mettendo in difficoltà la formazione di casa. Avanza però il Castiglione, chiuso questo attacco, si riparte da Bracali. Tiro da lunga distanza, la pallina si alza, non poteva arrivarci Lorenzo Turbanti, poi gli arbitri hanno fischiato il fallo. Infrazione dunque di palla alta. Recupera ancora Di Marco. In finale c'è già la Pumas ancora a Viareggio, che ha battuto 6-2 il Rolle Scandiano nella prima appunto semifinale. Qui si gioca per arrivare a contendersi lo scudetto tricolore. Cornacchini tenta di liberarsi a sinistra, entra in area, va giù, non c'è fischio. Recupera la pallina il numero 7 Di Marco, poi lo scarico e la conclusione da parte di Baggio, ma decisamente larga. Allora la balaustra si lotta, alla meglio il numero 9 del Castiglione, Bracali su Fiorese, va Diego Bracali, adesso un po' di spazio, la conclusione, ma lì c'è Nicolò Favero. Se n'è andato il primo minuto, ancora in area, pericolo, recupera il roller, cercare Ragoni. Ricordo gli abiti del match, Vincenzo Marinelli e Massimiliano Armazzi. Fin qui gara senza nessun problema, il tiro da parte di Cornacchini, vola Favero. Ora Bracali, ancora per Cornacchini, lo scarico, tenta la conclusione al volo, palla però che finisce oltre la recinzione, dunque rimessa in gioco per il roller. Avanza Di Marco a gran velocità, riesce a scaricare sul suo capitano Ragoni, che va al tiro da lunga distanza, palla larga. Castiglione allora che ritorna in attacco, va Bracali, anche in questo caso il tiro, ma lì c'è Favero. Ora Cornacchini costretto ad allargarsi, sempre formazione maremmana alla ricerca del pari, arriva il tiro, ma lì ancora Favero, va la respinta. Poi si lotta a centropista, Fiorese la butta in avanti, più veloce di lui sembra Turbanti. Commesso il fallo però da Turbanti, che si è agganciato con l'avversario. Tanto alle viste una sostituzione, pronto Lorenzo Rosadini nel Castiglione, qualche minuto di riposo per un suo compagno. Copre la sfera Agresti, lancio in avanti, finisce giù Cornacchini, e allora entra anche Lorenzo Rosadini, ha preso il posto proprio di Filippo Agresti.
Riparte il roller. Fiorese. Salta l'avversario, prova il tiro da dietro la porta. Intercetta, Croccia. Poi Cornacchini tenta di andarsene, ci riesce in un primo momento su Di Marco, ma è solo. Poi mette in mezzo, non arriva al tiro Bracali. Agresti, uscita allora Turbanti, non Filippo Agresti. Bracali che prova il tiro, ma lì c'è la stecca di Di Marco. Prova ancora Di Marco a incunearsi, recupera Aragoni, un po' di spazio, il tiro, una gran cannonata larga di un soffio, fischiata la palla alta. Allora Cassione riparte in contropiede proprio con Agresti, ma non c'è possibilità. Poi viene agganciato Cornacchini, non c'è fischio. Di Marco per poco non segna il 2-0 il roller Bassano. Riparte Diego Bracali, poi finisce giù, alla fine arriva il fallo commesso da Aragoni. Punizione del Castiglione, se ne sono andati i primi 5 minuti della ripresa, sempre 1-0, ricordo il gol dopo 4:31 nel primo tempo di Cesare Aragoni per il roller Bassano. Arriva anche il time out chiesto dalla panchina maremmana, che sta lottando per recuperare lo svantaggio, ma è davvero difficile perché, come detto, il roller Bassano si chiude bene. Qui rivediamo qualche azione di questa ripresa con il capitano Ragoni al tiro, la palla è passata vicinissima all'incrocio dei pali. E qui Di Marco con un diagonale strettissimo che ha fatto la barba al palo. Finito allora il minuto di time out. Si può riprendere con la punizione per la Blue Factor. Bracali però non va verso la porta, rientrato in pista anche Turbanti, chiuso da Fiorese. Ancora Ragoni che si appoggia su Agresti. Parte allora Cornacchini. Poi Bracali, il tiro largo, si lotta ancora la balaustra, alla meglio il Castiglione, Cornacchini, ma chiuse tutto la difesa del roller. E allora se ne sono andati i primi 6 minuti della ripresa, sempre 1-0 vantaggio Veneto. Agresti per Bracali, ancora Agresti, Cornacchini, difficile entrare vicino al portiere nell'area di rigore per il Castiglione. Poi scadono i 45 secondi. Può ripartire Di Marco, uno dei più attivi. Poi la palla indietro, Ragoni non può recuperarla e allora possesso che torna alla formazione maremmana.
Tanto si chiude ancora il roller con Fiorese che porta avanti la pallina, mette in mezzo, ma lì non ci sono compagni. Può ripartire allora Turbanti, ci prova in tutti i modi la formazione di Massimo Bracali, ma questo roller si difende alla grande. Ancora Cornacchini, mette in mezzo la parata doppia di Favero. Ancora Bracali, va al tiro, la palla deviata, poi in area, pericolo, Fiorese addomestica, può ripartire. Avanti a cercare Di Marco, chiuso da due avversari, alla meglio Agresti, poi per Bracali da destra, il tiro largo. Adesso il roller già dalla parte opposta, contropiede Di Marco, Di Marco para tutto, Croccia, si salva il Castiglione. E allora Bracali, grande parata anche questa di Favero. Cornacchini tenta in tutti i modi il Castiglione di rifarsi sotto, Cornacchini è dietro la porta, niente da fare. Poi il lancio in avanti, ma lì arriva Turbanti. Si va a cercare ancora Cornacchini, Cornacchini in aria, mette in mezzo, non chiude Agresti, ma sempre Castiglione. Ancora Cornacchini in area, però sono tutti i giocatori del roller. 6 minuti alla fine di questa seconda semifinale. Bracali viene stoppato, chiuso, e quindi conquista un fallo. Si rialza Diego Bracali, vicino a sé Cornacchini, ancora Diego Bracali al tiro da lunga distanza, la palla nell'angolo, ancora Cornacchini, il tiro in mezzo, non ci arriva, non ci arriva Agresti. Ancora occasione sfuma per la formazione maremmana, poi la deviazione e sfera oltre la recinzione. Di Marco indietro per Baggio, poi però recupera la pallina il Castiglione, lancia avanti a cercare Agresti, poi il tiro sul secondo palo, non ci arriva Agresti. Ancora Diego Bracali che va al tiro da lunga distanza, la palla deviata. Sempre Cornacchini, palo! In qualche modo la difesa del roller si salva ancora. Poi il tiro di Bracali, la deviazione di Marco, arriva Turbanti, ma non c'è nulla da fare. Con la conclusione di Ragoni larga, Bracali può recuperarla, si lancia al contrattacco. Va fino in fondo, poi si ferma, poi alza e schiaccia! Paratissima di Favero, recupera Agresti, ancora Bracali indemoniato, ma la pallina non entra. Turbanti, Agresti, Bracali, cercare Cornacchini, va il numero 69, mette in mezzo la parata ancora di Favero. E poi contropiede di Fiorese, il tiro stoppato. E adesso il Castiglione che può andare in velocità, va Cornacchini, ma costretto ad allargarsi. La mette in mezzo, la deviazione che non arriva di Agresti. Tiro ancora da lunga distanza, la palla deviata. 4 minuti alla fine, un assedio tutto sommato quello del Castiglione, ma il roller con la sua difesa a oltranza zona.
è lì che vince 1-0. Va Cornacchini, poi viene fischiato il fallo, un blocco al numero 5 Lorenzo Turbanti, e allora arriva anche il time out. Andiamo a rivederci un po' di azioni di questa ripresa. Eccole qui, questo è un attacco del Castiglione con Cornacchini. Questo invece è il roller Bassano con Ragoni, tiro della lunga distanza. Questa altra parata di Favero, e allora si torna a giocare per questi ultimi minuti questa semifinale davvero equilibratissima, ma fin qui decide il gol di Cesare Ragoni, segnato dopo 4 minuti e mezzo del primo tempo. Fiorese, un po' di spazio. Ancora Fiorese, chiuso però dietro la porta, recupera Diego Bracali, ultimi attacchi della formazione maremmana. Bracali subito chiuso da due avversari. Alla fine Ragoni gli soffia la pallina, se ne va in contropiede, il roll Bassano in area, il tiro, Croccia salva su Fiorese, e allora Bracali. Bracali tenta di entrare in area, il passaggio nel mezzo, ma non può arrivarci nessuno. E allora Di Marco deviato, palla schizza dietro la porta, la recupera Turbanti. 3 minuti esatti, 180 secondi alla fine, va Bracali al tiro, Favero respinge, poi però Cornacchini è il più lesto di tutti. Ancora per Bracali dalla parte opposta, Cornacchini si ferma, il tiro al volo da parte di Turbanti, la parata di Favero. Ancora possibilità, Bracali, palla deviata, finisce fuori dalla pista. Ci sarà rimessa in gioco. Cornacchini sulla pallina, avanza ancora, poi scarica indietro per Diego Bracali. Castiglione però che è andato a chiudersi nell'angolo. Bracali va giù, non c'è fischio, adesso sì, quindi la rimessa è per il roller Bassano. Andiamo per arrivare agli ultimi 2 minuti. Non riesce il Castiglione a trovare il pari, arriva anche il time out, chiamata ancora dalla panchina del Castiglione. Ultime energie, c'è un po' di scoramento sulle facce dei giovani maremmani che non hanno trovato il pertugio per superare l'attenta difesa del roller Bassano e soprattutto di Nicolò Favero, che ha respinto tutti i tiri, anche questo da parte del numero 5 Lorenzo Turbanti, ma era piazzatissimo sul primo palo. Quindi 2 minuti poco più alla fine del match. Il roller Bassano è vicino allo striscione del traguardo. In finale c'è già i Pumas, ancora Viareggio, ricordo alle 18 la finalissima, che chiuderà questa manifestazione al Casamora. Poi anche la prossima settimana finali Under 13.
sempre con la solita formula. Recupera Bracali, Castiglioni ci prova ma difficile il tiro di Bracali, potente ma centrale, poi non arriva Turbanti, in qualche modo la recupera Cornacchini, avanza, chiuso, ora Bracali cerca lo spazio, va al tiro, la palla deviata. 90 secondi alla fine, tocco del portiere fuori dall'area di rigore, quindi la rimessa in gioco è per il Castiglione. Si difende come può il roller, Castiglione attacca a testa bassa, va Cornacchini, cerca lo spazio, mette in mezzo, ma sul secondo palo non c'è Agresti, che in qualche modo recupera. Ora Bracali, ancora Cornacchini, che viene esteso, punizione in favore del Castiglione, 1 minuto e 09 alla fine. Ischia in area, recupera Cornacchini, difficile penetrare il tiro, ma lì c'è Favero che blocca tutto. E allora siamo entrati nell'ultimo minuto, Fiorese va al tiro, Croccia allontana, va Diego Bracali, diagonale largo di un soffio, ci riprova ancora Turbanti per Bracali, mai pochi spiccioli a chiudere questa partita. Il roller Bassano sta per agguantare la finale. Ultima occasione, ancora Turbanti, la mette in mezzo, niente da fare, si salva Di Marco, arriva però un fischio, ultimi 13 secondi, ma allora Diego Bracali, tiro, para, e allora il roller sta per vincere 1-0 e conquistare la finale per la categoria Under 15. Onore al Castiglione, ma in finale ci va il roller Bassano grazie al gol di Cesare Ragoni dopo 4 minuti e 31 nel corso del primo tempo. Poi vani gli attacchi della formazione maremmana e dunque la finalissima per lo scudetto sarà tra Pumas Ancora Viareggio e Roller Bassano. Con questo è tutto, alle prossime partite. Lato da Gagliardo, vai, l'ha fatta? L'ha fatta, fatta. E non va più tanto. Ma si è finito? Ma vaffanculo, l'ultima partita che serviva? Sì, si è finito una verde. Che?